Una sconfitta che ancora brucia, quella col Santa Croce, ma domani il Vittoria non avrà alibi, anche perché dovrà cercare di riscattare il 3 gol infrasettimanale nel derby. Sfortuna vuole però che arriva l'Atletico Catania, una delle squadre più in forma del campionato, oltre che rilanciata in classifica dalla sconfitta del Ragusa a Caltagirone nell'ultimo turno. Morale sarà dura domani per l'11 di Guzzardi, che dovrà tirare fuori orgoglio ed energie per sperare di tenere testa ad un avversario che presenta pochi punti deboli. In vetta invece Ragusa e Paternò corrono di nuovo a braccetto, con gli azzurri in casa contro il Trecastagni e gli Etnei invece sul campo delle Obea. Nulla di strano che da una di queste gare potrebbe uscire fuori la sorpresa. Per quanto riguarda le altre partite, mentre anticipano oggi Megara, Real Siracusa e Rinascita Anetina Mascalucia, domani il D'Agata ospita il Marina di Ragusa in palio e punti pesanti e le Aquile Calatine il Città di Catania. E il piatto quindi della 24esima giornata di promozione, sempre in attesa della ripetizione della gara tra Ragusa e Atletico, partita che potrebbe permettere agli azzurri quello strappo decisivo per staccarsi dalla compagnia del Paternò.